radiobari.com. Persone speciali su Radio Bari. Ed eccola la persona speciale di questa mattina su Radio Bari, Dario Schefisi, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Bari. Era da un po' che non ci vedevamo, no? Sì, che sì. Non bazzicavi da queste parti. Io sono molto molto contenta di ritrovarti, anche perché l'ho detto in apertura di programma, oggi avremmo parlato di musica, ma avremmo parlato anche di San Nicola. Perché? Perché sta uscendo il tuo ultimo lavoro discografico, che è un EP, in attesa ovviamente di un progetto ben più grande, ovvero di un album. Ed esce proprio domani alla vigilia di San Nicola, perché c'è un brano proprio dedicato al nostro santo patrono. Certo. E diciamo, questa è uscita sugli store digitali, sulle piattaforme digitali, anticipa appunto l'uscita dell'album di fine anno, con quattro brani, in cui in questi brani ci sono, c'è Samba Nicola, quindi dedicato al mio santo, al nostro santo patrono, e a Bari, alla mia città, quindi con Barisigliano, Capo Vastat, e un omaggio a Domenico Modugno con Dio come ti amo. In tutto in chiave bossa, insomma, samba, esatto, perché tu hai sempre avuto il, diciamo, il merito di unire queste due realtà che sembrano un po' distanti, no? Uno dice che c'entra, ma insomma, il samba poi con Bari, invece sono anche le sonorità del nostro dialetto ben si combaciano, certo, alla musicalità. In realtà sono due culture, come dico io, del sud del mondo, esatto. Io penso che il cuore della musica stia a sud, quindi non ho trovato questa difficoltà in questa contaminazione, che trova adesso come un cerchio che si chiude, la realizzazione con la sintesi di Barisigliano, che è appunto il titolo dell'EP, con Samba Nicola, che è proprio un samba, diciamo, riesco a esprimere con il dialetto barese quella forza dell'ironia che ti permette anche di denunciare con simpatia alcune cose. Quindi io chiedo, questa è una sintesi del testo, chiedo al nostro santo, che fa tante grazie, de faire société que sa terre, cioè in pratica mi auguro una rinascita culturale per la nostra città. Qualche segnale già comincio a vedere, sì. Però c'è da fare molto. C'è ancora da lavorare parecchio. E poi, tra l'altro, le tue canzoni sono un po' degli scioglilingua, praticamente, per come parli velocemente, canti velocemente. Sì, poi le parole tronche barese si prestano alla ritmicità. E quindi diciamo che il barese, la nostra baresità è conosciuta soprattutto per la comicità, la nostra simpatia. E in questo lavoro, questo mio approccio con la musica brasiliana, ho scoperto la poesia che c'è nel barese, questa forza ironica di raccontare la vita, e quindi un nuovo modo di vedere la baresità. Senti Dario, ma così come le canti in maniera molto svelta, molto veloce, così ti sono improvvisamente comparse in testa le parole? Cioè, nel senso, vai giù di getto oppure no, ci pensi un po' e ben ponderata? No, devo dire che vado giù di getto perché, ripeto, con la mia chitarra e la ritmica brasiliana, nel momento in cui devo raccontare qualcosa mi riesco vai lì. Vado lì. Insomma, è un flusso continuo, un flusso, no? Continuo. E meno male per noi, visto che ci divertiamo tanto ad ascoltarti. Allora, domani, ricordiamolo, esce l'EP, tutte le piattaforme digitali. Perfetto. iTunes, Spotify. Esce l'EP con i tre brani, Barisigliano, Capo Vastat e Dio come ti amo. Invece per l'album dobbiamo aspettare fine anno, dicevi? Fine anno. Poi c'è il singolo, che è appunto questa dedica al nostro santo, che è Samba Nicola. E speriamo che sia un po', diventi un po' la colonna sonora di questo weekend. Io lo spero, perché insomma io lo spero, sarebbe davvero divertente, visto che siamo in tema. Sì, tra pochissimo, tra l'altro, l'ascolteremo. Quanto manca per la fine dell'album, per chiudere il pacchetto? Due brani e sono già contento. Questi erano già pronti come altri, però abbiamo deciso con la mia etichetta romana Heliconia di appunto far uscire sulle piattaforme digitali. Questa è una cosa che con la tecnologia di oggi si può fare, ci sono artisti che fanno uscire l'intero album solo sul digitale, e questa è stata solo un'anticipazione, quindi mi dà la possibilità di far, come dire, girare questi brani in barese, nuovi brani, già altri due
sono penso conosciuti almeno dagli ascoltatori di Radio sì, Bari. Sì, assolutamente, cioè, sì, insomma, ne abbiamo parlato. Esatto. Se ne aggiungono altri. Esatto. Allora Dario, io ti faccio un grande in bocca al lupo per questo nuovo progetto, ovviamente mi prometti che per i prossimi singoli o per l'album tornerai qui a trovarci, io direi di non aspettare fine anno, magari vediamo prima, di anticipare l'album prima. Io ti ringrazio per essere stato qui con noi, grazie a Dario Schepisi. Io restituisco la linea alla regia di Telebari ringraziando Federico Semplice, ma noi continuiamo su Radio Bari 88.8 www.radiobari.net con tutti gli appuntamenti della settimana. E dai, che facciamo? L'annunciamo insieme? Dario Schepisi? Samba no Co. A tra poco. Gli è venuto da London, ho portato Maranà, gli è venuto per far grazie le varie.